Eccoci, eccoci. Eccomi qua. Oh, eccomi. Eccoci qua, non facciamo danni. Eccoci qua. Oh, eccoci qua. Che è successo qui? Ah, ok. Allora, andiamo qui direttamente. Pam! Eccoci qua. Allora, oggi siamo a tema Lego Fortnite, ok? Qua che cosa? Ho un cellulare che devo mettere sotto carica. Ma che è oggi? 3000 cose. Oggi spostato un po'. Ok, no, questo no. Sì, stavo intanto vedendo che qua potevo fare una partita a Pokémon. Allora, oggi siamo a tema Lego. Ma te nella lobby? Perché nella lobby? Ah, in senso che in partita. Vabbè, ma oggi andiamo in single player. Quindi, ok, però in questo caso partiamo direttamente così. Che cos'è questo? Ok. Allora. Ok, no, stavo un attimo vedendo una cosa intanto. Allora, oggi facciamo Lego e oggi abbiamo due missioni. La prima, livellare la nostra principale, adesso sì, avete capito bene, principale struttura, villaggio. E intanto ne ho iniziato un altro, non molto lontano, e se riusciremo faremo anche le candele di percorso, così colleghiamo un po'. Oddio, le aree. Eccoci qua. Oddio. Oh, vedete si era buggato. Posso riprenderlo? La mia torcia, la mia. Aspetta, i tasti. Oh, ecco qui. Allora. Il nostro villaggio attualmente è così. Io non so neanche la situazione. Allora, dobbiamo finire la murata. Una pecora. No, dobbiamo scappare, non scappare. Voglio coccolarti. Oh. Grazie, così prendo la lana. Allora, dobbiamo finire di costruire. Dopo che finiamo di costruire tutto, avete capito bene? Sì, perché il nostro obiettivo è fare tutto un. Questo l'abbiamo finita. Cioè, per me, questo è il lavoro è finito. Sì, avete capito. Questo è tutto un muro. E noi qui abbiamo finito la nostra villaggio. Mettiamola così per ora. Ecco qua. Vedete come era già tutto pronto? Sì, perché ho fatto pezzo per pezzo, signori. Non avete idea di quanto tempo ci ho perso per fare tutto sto lavoro della murata. Una delle qua, eh sì, signori. No, cavolo. Oddio, così si piega. L'ho inserita malissimo. Ah, vai, ciao Mattia, non ti preoccupare. Allora. Sì, ok. Oggi facciamo Lego Fortnite. Oh. Ci facciamo sto bel Lego Fortnite. Ce lo togliamo dai piedi. Cioè, togliamo. Abbiamo due missioni. Ovvero finire il muro. Cioè, questo grande muro, perché in realtà è tanto. Eccolo qui. Ma tanto abbiamo quasi fatto. Perché in realtà ho fatto tutta una murata. Mi manca solo un lato praticamente. Dopo quest'angolo qui. Eccolo qui. Oh, grande. No, è carino. Però è palesemente una scoppiazzatura di tra virgolette, di Minecraft. Non voglio essere cattivo, però tecnicamente lo è.
Però, devo dire la verità, la versione Lego mi attira molto l'attenzione. È carino, è un pasto in modo per passare il tempo. E poi tutti gli skin che arrivano sono dedicati al gioco Fortnite, che ti crea i personaggi di skin che tu dovresti comprare teoricamente nel gioco. Quindi vuol dire che ci posso stare anche le skin dei cloni che gironzolano. E questo sarebbe una cosa secondo me figa. Secondo me. Infatti vorrei fare un gruppo, una squadra di solo cloni. Ok, non posso più fare. Allora però intanto 5 magna. Allora, comunque io invidio che le skin di Star Wars. E guarda che sono uscite. Se vai al menu del negozio adesso, mi sa che adesso sono disponibili, eh. Non vorrei dire una sciocchezzuola. Ah, ma io posso creare niente. Allora. Ho scoperto una cosa interessante. Io per livellare qua, a livello 4, mi serve questo legno particolare, nodo torto. E uno direbbe, dove lo prendi? Ho scoperto che questo coso qui lo dovremo potenziare. Io non avevo proprio idea che si può. Oh, eccolo qua. Aggiornamento di que. Io non avevo idea che si può potenziare. E potenzia questo per avere materia, ascia e queste migliorate. Ora, come ora, io non ho manco una spada. E questo è un bel problema. Perché per aggiornare e migliorare questo, ci dobbiamo sconfiggere dei mostri chat del cavolo che ci hanno sempre fatto il culo. Ah, e parentesi, ho fatto una cosa che nessuno ci ha fatto caso. Oddio, posso ancora creare questo? Amuleto della salute. Uno direbbe cosa serve? Serve per assegna. Ma non lo posso più mettere. Però vedete, questo mi serve per dare. Figo. Allora. C'è un problema, allora devo mettere il legno, cercare il legno e quindi dobbiamo rompere il coso. Armadietto, quale armadietto? Quale intendi? Dietro di me o l'armadietto il mio inventario di Fortnite? Non ho capito, Mattia, scusami. Intanto è bello che ogni tanto ci arriva la roba qui. Ok. L'ascia ci serve. Crea. Ok. Mo' abbiamo creato l'ascia. Usciamo da qui. Anzi, dobbiamo tenere qualche aperta, qualche porta per far entrare i nuovi personaggi. Ah, è giusto per farvi vedere il percorso. Vedete, questo è il villaggio attuale che ho ben solo due personaggi. Attuale. Invece, ora però entriamo per di qua. Oddio. Manzo boss. Ok. Ok, solo che fa ridere perché in realtà qui in fondo, guardate là in fondo, c'è un altro villaggio che sto creando. Quindi la mia idea è creare ben villaggi affiancati, uno vicino all'altro. Ovviamente ci saranno dei percorsi illuminati, illuminati, dove praticamente posso, giustamente, sfruttare a mio vantaggio. Per ricordare anche dove sono i percorsi, ma soprattutto per andare villaggio e villaggio. E ogni villaggio praticamente deve avere un tot di persona e per dentro che deve essere potenziato man mano. Vedi? Ad esempio già ci sta uno lì e c'è un tizio anche là che forse. Oddio, chi è? Eccolo qua, il gatto muscoloso, guardate.
Vede? Io devo costruire della roba qui per avere quei punti in più anche per questo villaggio. Così possiamo. Avete capito? Facendo così, praticamente, possiamo ottenere nuovi personaggi in zona e possono essere d'aiuto per il villaggio. Anche se non è il nostro principale, però il gatto, ad esempio, muscoloso può essere d'aiuto in futuro, no? Ora vedete come funziona. Vediamo se riuscirà a completarlo. Intanto, Paolo, comunque io te lo stai organizzando proprio bene il mondo Lego. Ma questa è una cosa che ho sempre fatto anche in Mocevo. L'ho sempre fatto in anche in non mi viene manco il nome. Aspetta, qua è scomodo. In Minecraft, sempre. Sempre. Anche in Minecraft ho sempre avuto sto concetto di creare. Sì, di creare villaggi e cose varie. Solo che qua è più interessante il fatto che potresti, teoricamente, avere a che fare con un sacco di personaggi che, secondo me, sono infiniti. Rispetto ai villici che li devi far spottare e cose varie nel tuo regno. Ok. Vediamo se riusciamo a mettere anche quell'altro gatto là. Bella. Sì, perché se mette anche quell'altro, dai, da boss. Allora, vediamo un po'. Io mi è sempre piaciuto costruire. Aspetta, ma c'è la parte più difficile che odio. Sì, però non mi. No. Ok. Uno va qua. Oh, grande. Ok. Però se riesco. L'ultimo. Ok, però mi servirebbe un altro come questo. E te lo metto qui. E lo facciamo la zona fabbrica. E un altro mettiamo qui. Eccolo qui. Wow, Maronna, l'ho fatto giusto. Posso potenziare? Solo che se lo potenzio fammi. Ah, posso migliora. Certo. Speravo di. Ok, e anche lui sta con noi, vedi? Eccolo qua, il gatto muscoloso. Beh, e adesso abbiamo due compagni in zona qui. Rispetto dove noi abitiamo, lì no. Ok. A proposito di open world. Maika, sì, certo che l'ho giocato. No, scusa Mattia, sì. No, ma io giocavo tantissimo a Minecraft quando ero bambino. No, vabbè, quando ero più giovane, ma ancora tuttora ogni tanto volevo farci un giro. Infatti, mi piace l'idea di costruire e creare. Il vero problema, però. Stavi morendo di fame, sì. Il vero problema è che appunto lo trovavo limitato perché eri solo da solo. Ok, ci sono i server, però tutta quella gente che ti rompeva gli oggetti, la casa. Qui almeno sei tutelato nel tuo server, te lo crei. Poi se vuoi invitare persone, li inviti, crei un modo per sopravvivere, eccetera.
Ora, però, guarda che brutto. Guarda, il problema è che è molto pericoloso stare. È molto pericoloso stare così. E per questo non vedo l'ora di aggiungere qualche altro letto e migliorare la struttura qui e aggiungere un altro focolaio. Ma non posso effettivamente creare un altro. No, figurati. Mi servirebbe legna. Ma magari andassi. Ecco qua. Intanto rompo altalegna. Ma sai qual è forse la cosa particolare di Fortnite con il Lego in questa dinamica? Proprio perché hai il concetto di Minecraft, però hai il concetto delle skin, che è una cosa spettacolare, secondo me. Che poi posso essere di vario tipo. Aiuto, aiuto, aiuto. Non ho un'arma, non ho un'arma, non ho un'arma. Signori, non ho un'arma, non ho un'arma. Aiuto. Vabbè, ma tutti qua che vi attaccano, però. Sì, è per togliermi questa cosa che non mi piace. Vabbè, ma lui va e da cazzotti come un giusto domani. Bravo, vai, vai, vai. Così si fa. Crea. Pa, 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 pa. Almeno C6, perfetto. Oh, spada. Cioè, figurate, vedete che mi manca poi quello. Questo. No. Voglio aggiungere. Voglio creare un letto, quindi adesso. Ritorno lì sopra. Vedete com'è bello in lontano che si vede il nostro l'altro villaggio? E quello è bello, secondo me. Considera che questa cosa su questa ad esempio è survival. Io la cosa con Minecraft lo facevo appunto con l'open box, con sandbox perché farlo in quell'altro modo mi dava fastidio che poi ero da solo. Onesto, almeno qui vedi, devi fare tanta roba. Vedete, qui già fa capire la quanto può essere. Vedi, questo è un quadrato. Io, come ho fatto nell'altro villaggio lì, le mura l'ho fatto proprio all'estremità dell'estremità che mi ha dato stesso il gioco. Ok. Volevo raccogliere. Oh, raccogli. Qui voglio creare. Il bello che ne creo due. Dove? Su Minecraft, no. No, su Minecraft no. Guarda, preferisco a sto punto mille volte sembra strano questo che. Ecco qua. Ok, ora ritorniamo dove prima. Perché in realtà io vorrei. Mamma mia, quanta roba. Allora, stiamo calmi. Mi serve. No, mi serve. Mi servirebbe in realtà. No. Baule. Oh, sì, voglio il baule. Datemi dei bauli perché qui questa cosa qui non mi piace, quindi lo alterno qui e mettiamo un po' di roba. Trasferisci deposito. Deposito. No, quel cavolo, prendi, prendi, no, no. Deposito questo. Deposito questo, deposito questo, deposito questo. Questo lo metto qua, questo lo metto qua, questo
Questo metto qua. A posto così. Per ora. Ora, ritorniamo dove prima, sopra, da me. Qui però, almeno, se devo invitare qualcuno, lo invito. Poi siamo liberi di fare quello che vogliamo. Ora, c'è una cosa da fare, importantissima. Dobbiamo potenziare, che non è comunque facile. Ah, oddio, ma questo ancora non è stato finito. Questi non sono ancora finiti, è vero? Quanta roba ho? Ancora giusto quello. Finito. Vedete, questo per esempio è arrivato un po' all'estremo, però. Manca poco. Oddio. Ancora questo col panino qua. Solo che adesso mi servirebbe. Allora, facciamo così. Essendo che questo lo rimettiamo qua. Questo lo facciamo a mani nude. Ok, faccio poco di danno, però questo a mani nude si può fare. Dobbiamo trovare quello scarafaggio per potenziare la macchina. Ci serve, perché dobbiamo potenziare sia quella e sia quell'altro nell'altra città, perché sono sicuro che si potenziano indipendentemente. Allora, io mi ricordo che sto disgraziato. Anzi, mangiamo. Oh, guarda che bello, un cuore in più. Un lupo, bello il lupo. Ok, fuori uno. Ora però quello che ci serve a noi è quel granchio ragno che esce. Che non è facile, quello ci fa molto male quando ci becca, quindi dobbiamo cercare il modo di sconfiggerlo. No, non è lui. Si riconosce perché quel bastardello è una palla che sbuca dal terreno. Lo dobbiamo pure trovare. Se vi ricordate nei miei vecchi gameplay, lo beccai e mi uccise due volte. Azza, è caldo. Non me l'aspettavo, veramente che la c'ha temperatura. Ok, ragno. Vado a ritrovare quello col coso. Sì, quello si sposta in determinate aree e non è nello stesso posto come sempre. Una volta ebbi la fortuna che si era buggato. Però. Che facevo? Che poi se controllate la mappa. Ma. Ecco qua, queste sono le nostre due aree. Vedete, villaggio, casa, quindi questo è più grande. E poi man mano ci espanderemo. Però se non lo trovo inizia a essere fastidioso. Vabbè, sta piovendo, c'è pure da dire che il fatto che sta piovendo non ci aiuta. C'è una casa. C'è una casa abbandonata. Eccola, guardate dov'è, guardate dov'è. Avete visto che forza che è quel coso?
Quando lui fa la rotellata del cavolo, si deve schivare e colpire. Ora, ora avete capito come funziona. Ce ne servono tre di questi, quindi altri due. Ora che ho capito come funziona di sconfiggerlo, però ci serviva una spada, signori. Se no a quello non lo buttiamo giù. E credo che avete visto che con una bella rotolata ha sfondato un intero albero. Sai che mi sembra che è proprio lì un altro? Sì. Ok. Non so neanche come ho fatto, ma va bene. L'importante è non farsi colpire. Grande, siamo a due. Signori, se riusciamo a farne tre, è tanta roba. Un ragnetto sparisce. Due ragnetti sparita. Oh, dove sta? Un altro almeno. Così potenziamo quello e ci togliamo il pensiero. Wow, quanti sassi. Effettivamente un bel posto per mimetizzarsi. Non lo trovo e questo non mi piace. A parte, vabbè, guarda com'è bello che si vede il nostro focolaio di là. Ne dobbiamo trovare per forza un altro, signore, se no qua non andiamo da nessuna parte. E forse l'ho trovato. Forse. Vediamo là in lontananza. Ciao mucca. Ma quello che ho capito è che questi disgraziati sono vicino a aree abbandonate. Mi sembra. Ci pensavo e ci speravo. No, strano, ci deve stare per forza. Dai, non mi puoi non trovare mo uno di questi cosi. Il jumpscare mi è venuto, lo ammetto. Bello il lago. Anche qua una bella casa ci vuole. Comunque la schivata è scomodissima comunque. Quel coso è pericolosissimo. Bella andata. Oh, ora ritorniamo in via. Ne abbiamo già tre, quindi possiamo potenziare il nostro, quello che ci serviva. Perché non credo che... Credo che sia palesemente indipendente dall'equipaggiamento da un'altra parte.
Ritorniamo alla nostra base. Intanto ci voleva il latte, signori. Un bel latte era quello che ci voleva. Che poi è ottimo perché dobbiamo finire di riparare qua, però siamo messi estremamente bene. Finalmente, oh. Salve. Ancora questo da costruire, costruiamo. Dai. Uno. Ma tanto, non so se l'avete capito, ma io mo, dopo che finisco questo, faccio la murata anche dall'altra parte. O sbaglio, eh. No. Eh sì. Vedi, aumenta pure la salute per 2, questo per 1. Potenzia. Vabbè, bellissimo. Come migliorarlo? Oh, vedi che stronzo. Lascia queste e questi. Ah, madonna, finalmente roba nuova. Solo che ho notato che... vi piacerebbe. Purtroppo. Ok. Uè. Quello sono in viaggio. Allora. Spacca pietre. Bellissimo. Nuovi materiali. L'unica cosa che questo qua con la faccia così. A parte che secondo me uno bello qui ce n'è. Ah, ecco, meglio. Ecco qua, così c'è un po' di luminosità, signori, perché sennò qua inizia a essere... No, ma quello non è completo. Ancora. Si era incastrato, non si era messo come Dio comanda. Oh, ecco, ora è completato. Allora, stavamo dicendo, prima che mi scordo. Ah, sì. Prendi. Oh, eccolo qua. Ascia. Crea. E oltretutto due, non si sa mai perché ca... Oh, dinamite. Questa è tanta roba. Uno di questi è marmo. Beh, il marmo non so dove prenderlo. Però. Però a sto punto mi sta venendo un dubbio. No, non ho la spada adesso, aspetta. Signori. Guarda che bello come là si vede i quattro fuochi, è bellissimo.
Bella, adesso però facciamo una cosa simpatica. Facciamo io con voi ve la faccio simpatica, simpatica, simpatica. Ecco, così inizio a fare una base, signori. Allora, l'unica cosa che io posso fare... Deposita, deposita, deposita. Sì, ragazzi, ho troppa roba, mamma mia, infatti credo che... però questo granito, granito, granito. Facciamo così, deposita, deposita, deposita. Infatti devo deposita, meglio che deposito un po' di cose. Anche te deposita. Per il momento non mi servi. Ecco qua. Lì sì, vabbè, là sì, ci sta, si doveva fare. Vedete, non è potenziato questo. Se lo potenzio, vedete? Ok, quindi è indipendente, l'avevo capito. Ok, ora posso andare a fare quello che volevo. Però mi serve qualcuno che mi va a fare l'avventura. Infatti so già chi mandare. Sì, così mi fa supporto e mi servirebbe anche una spada. Ho bisogno di una spada. Mo' finalmente posso raccogliere finalmente quel cacchio di legno. Ora vedrete. Perché l'altro villaggio è ancora... Ok. Vediamo se riesco a fare la spada. Ok, con due ce la faccio. Così faccio l'arma e me ne vado. Fai con l'arma e mi tolgo anche il secondo, dai. Ora posso dire di essere contento, mi prendo l'arma e uno viene con me. Beh, meno male che è una spada corta almeno. Ok, andiamo. 1, 2. E te che non sai fare niente. No, voglio... Vieni con me. Mo sta solo piovendo. Vieni con me in grotta. Sì, perché in grotta c'è un legno particolare. Se io potenzio quello, posso prendere un altro personaggio. Meglio quello voglio. Potenziare il villaggio. Almeno al quarto livello. Ora uno mi dirà, ma qual è il cosa da fare? Questo. Finalmente. Pure quello. Wow, vabbè, sì. Non lo sapevo, dimmelo. Ottimo. Nuovi oggetti sbloccati. Madonna, quante ne devo prendere, signori?
Grande. Oh, guarda la soddisfazione di trovare tutta sta roba. Sì, ma tu riesci a fare almeno qualcosa, perché ovviamente tu sei quasi inutile. Ora posso ritornare. Perché avete visto queste cose qui intorno? Questo io credo che sia la granita, che non la posso raccogliere. Servirebbe il piccone, ma quello buono. Quanto ho di questo? 25. Ora dovremmo, teoricamente, uscire. Vedete che noi già abbiamo raro, non comune, cioè raro, perché è verde. Quindi ora sviluppiamo la struttura, il villaggio. E con il restante che abbiamo trovato posso fare una cosa buona. Però prima facciamo il potenziamento. Oh, no, assi di legno, merda. No, aspetta. Perché non ho assi di legno? A parte che questo mi servirebbero. Non ho assi di legno. Ho assi di legno, sul serio? Aspetta. Ok, aspetta. Non ho assi. Non è possibile che non ho assi, dai. Fermi tutti. Mo te li faccio subito le assi. Mamma mia, te. Con ste mancanza di assi, non è possibile. Vai con tutti. Ok, l'unica cosa che mi sta venendo il dubbio è che... Ok, mi servirebbe tre di quelli, quindi a sto punto, mo che finisce il coso delle assi, perché lo voglio migliorare, 7. Io quante ne ho fatte? Un bel po', quindi ce la dovrei fare? Quante le ho messi... Sì, perfetto. Mancano altri 3. Grande, andata. Potenziamo. Livelliamo tantissimo. Dai. Devo dire la verità, facendo questo modo di fare, livelliamo, questo almeno a livello 5. Poi faccio la stessa cosa dall'altra parte, dobbiamo potenziare a livello 5, così abbiamo più unità possibili e immaginabili. Miglioriamola? Miglioriamola. Oh. Ora. Ora possiamo fare una cosa. Con questo possiamo fare ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nel frattempo che si sta preparando, noi mettiamo una porta dove possiamo stare tranquilli. Eccolo. Ah, mo questo è più potente, quindi cosa significa? Che questo qua con un colpo facciamo più danni, credo. Ok, sì. Vedete? Ci mette molto meno tempo. Ci sta.
Ora voglio fare un'altra cosa, però. Pensate veramente che l'abbiamo finita? No, non l'abbiamo finita. A parte che fa ridere perché quello se n'è andato di qua. Prendi. Allora, questo lo possiamo qui. Questo lo possiamo qua. Questo ce lo teniamo. Questo. Però questi che cacchio ne facciamo? Vabbè, 1, 2 e 3. Oh, finalmente crea questo. Eppure la spada la possiamo creare. Cioè, signori, abbiamo pure una spada più potente di prima. Ora. Uno mi dirà, e adesso facciamo quello che si deve fare. Quanti ero? Ho ancora spazio, quindi ritorniamo dove prima. Mangiamo. E adesso sarà tra divertente perché adesso dobbiamo fare un po' di danni. Venite, ritornate. Ora, abbiamo sia lo scalpello che questo. Quindi, cosa significa? Questo per prendere altri materiali di quel tipo. Prendere anche quelle pietre che non possiamo raccogliere, che prima non potevamo raccogliere. E possiamo combattere con esseri un po' più facili da sconfiggere. Comunque, con la nuova spada. Parentesi. Oh, Eureka. Ora, uno direi adesso. E adesso si scalpella. Con l'arma sbagliata. Oh, finalmente, eccolo qua, arrivato finalmente quello che mi serviva. Oh, avete visto che cos'è? Ecco qua. Ah, punto interrogativo, che lei non può fare nulla. Madonna, lei veramente nulla può fare, che tristezza. No, non lo può fare perché non ha l'equipaggiamento. Giustamente. Si dovrebbe dare l'equipaggiamento anche a lei. Oh, finalmente materiale nuovo e roba simile. Oh, che bello. Che poi questi materiali, mamma mia, questi materiali, se voi ci pensate, pu sono pure comodi perché io li posso conservare per dopo i potenziamenti successivi. Dai, ok, ora. Cerchiamo di usare il più possibile il coso. Un secondo, signori. Scusatemi, eccomi, ora ci sono. Ah, ci sono. Allora. Ah, che stavamo dicendo? Ah, sì. Oh, che bello.
Se questi noi li raccogliamo, signore, tanta roba. Più li raccogliamo meglio è. Poi quando li finiamo ce li possiamo. Cioè quando si romperanno questi. Poi sono solo 15, quindi ovviamente poco ancora. Dobbiamo. Questo come quanto siamo arrivati a questo? Molto di più e sono già contento. Grazie. Ok, la mia compagna è appena andata a farsi foto. Oh, ho sbagliato. Oh, dai. Oh. Ma no, mi sono spaventato. Perfetto, è rimasto il coso della legna. Dai, ce la faccio, grande. Dai. Dai, può essere andato. Dai, andiamo. Ci sta. Come risultato ci sta. Dai, mo però risaliamo. Non da qui. Ma di qua. Non so che cos'è, ma preferisco andarmene. Ma corretto, era giusto. Aia, fatto male. Ok, c'è cosa no. Aveva pure lo scudo quello, vabbè. Vabbè ragazzi, alla fin fine... E giustamente la differenza ci sta perché... Ok. Andiamo. Ok. No, vabbè, no, Mattia, adesso no. Non per qualcosa, facciamo così, lascia stare per questa volta. Per questa volta no, perché sto facendo un atto per fatti miei, giusto per far vedere come sto giocando. Ok, Mattia. Magari la prossima volta. Il bello è che questo non fa niente. Ma è strano che non... Comunque questo personaggio è inutile, questa qui che sto avendo in squadra, eh. Non fa nulla rispetto agli altri. Vabbè, intanto rompiamo questo perché tanto dobbiamo costruire, quindi...
Robe. Guarda quanta roba riusciamo a fare con uno di queste accette. Questo spiegherebbe il perché viene considerato argento. No, no, non dai, no, no, non è che dai fastidio. Se no te l'avrei già proposto, capito? Però stavolta, essendo che devo rimettere anche mestichezza e a riabituarmi un attimo a giocarlo, preferisco giocarlo da solo per ora. Ok, ho capito. Però questi magari la pros con calma, eh. Carini, guarda quante cose puoi sbloccare. Però adesso non me ne tiene. Signori, non mi va di far vedere. Per favore, ho capito. Ah. Ok. Sì, sono tutti belli, sono tutti belli, però adesso non me ne tiene manco di calcolarlo. Ok. Wow, bella questa. Però adesso no. Ok. Oddio. E tu chi sei? Piero! Ok. Più che altro ci servirebbe qualche letto in più. Quelle aggiungerei qualche letto, dai. Più che altro, ecco qua, così c'è una sottospecie di pianerottolo che se no la gente se lo... Vabbè, ci ho provato. Ah, fame? Tu non hai fame. Minchia, è iniziato a piovere. Usalo, questo così, tutte e tre, perfetto. Credo che ci vuole... Beh, maronna. Tutti al riparo. Ok. Raccogli questo. Sì, tu che ne dici di... congeda compagno? Ok. Prendi. Mamma mia, andiamo... a ripararci assolutamente. Che poi già a livello 5 posso salire, così a caso. Aia, non volevo. Ho sbagliato. Avevo sbagliato con quella, avevo sbagliato, onesto. La Madonna. Avete finito? Ah, c'ho loro due, ci sono qui, figurati.
che bello. Posso salire a livello 5. Grande, anche questo. Grande. Intanto che posso salire a livello 5, che è tanta roba. Piuttosto, se finisce di tuonare, magari. Finito? Oh. Quel livello 5 mi aggiungi pure un altro personaggio. E va bene. Oh, hai rotto. Ok, dormo, ciao. Cavolo, guarda che fastidio. Fino a quando non smette i tuoni. Tanto là deve finire di fa. No, se no non posso andare a fare quella cosa di potenziamento. No, devo stare con le mani così. Perché tanto se esco mi mena, quindi. Però guarda il lato positivo. Posso, se la finisce. Inizia. Grande. Intanto raccogliamo roba. Oh, Assafa, la buonanima. Ha fatto una strage di deficienti, però, eh. Assegna. Sono solo in due qui a viverci. Raccoglie. Potenzia. Migliora. Vabbè, aspettate, dovrebbe aver preso i materiali. Faccia anche tu, dai. Aiuta nel villaggio, ma... con te la vedo difficile, senti, sei un po'... Ok, raccogli. Credo che hai pure finito. Basta. Ok, ora volevo vedere se quell'altro magari è andato dall'altra parte. Se fosse, se è andato dall'altra parte, vediamo un po'. Perché a sto punto, eccola, vedete dove stavo già facendo il muro. Che poi è bello, vedi, non è manco molto lontano da lì. Però se quell'altro tizio sta là. Lo potremmo reclutare. Non vedo più nessuno. Ok. Quindi questo non può livellare. Però se dobbiamo migliorare sono, si parla di assi. Perché guardate, il livello 4 abbiamo fatto pure qua fra poco, eh. Quindi se noi facciamo questo. No. Dov'è quell'altro? Ah, è a fianco. Diamogli tutto, così ci tocca lavorare. E intanto qui mettiamo sto schifo qui. Boom. Eccoli qua, guarda che schifo tutta sta roba. Oh,
ecco qua. E questo ce lo mettiamo qui, non si sa mai. Ci mancherebbe teoricamente. Però potremmo uccidere un altro di quelli, così lo potenziamo e livelliamo anche quest'area. O se no, senti, andiamo così e vediamo cosa potremmo fare. Vediamo un po'. Un uovo si è spaventato. Si è spaventato veramente tanto che poi in realtà serve per un'altra casa. Sto guardando, scusate ragazzi, sto un attimo studiando il da farsi. Sì. Allora, sì, la Madonna, che cacchio mi stai sbloccando? No, a me non mi interessa tutta sta roba. Cioè, ok, è comunque importante, lo so, però. Che colori brutti, però non è quello che mi interessa, è la Madonna. E però, guarda che belle casucce, però. Queste magari le costruirò in futuro, magari. Magari più avanti, cioè, in senso ogni struttura migliorerà nel tempo, no? Pure i tavoli, guarda che carini. Poi la Madonna, pure le poltrone eleganti. Ah, quello è un tappeto. Ok. Sì, ma non volevo. Ok. Ok, wow, perfetto. Uno direbbe, ma scusa, perché stai a fare così? Aspetta, signori. No, questo l'ho fatto tutto al contrario, non ci posso. Cioè, l'unico fatto bene è questo, dove ci sta la murata esterna. No, non ci credo. Vabbè, ditemelo allora che sbaglio, mamma mia. Sì, perché l'ho fatto al contrario, signori. Ecco perché. Ed ero già tutto contento che ti aveva fatto tutta una murata. Solo ora ho notato che era al contrario, signori. Ah, sì, che palle. L'avevo fatta così bene. Vabbè, almeno è allo spigolo. Questa è una cosa positiva. Però avevo fatto una murata bellissima.
C'è un tizio. No, c'è una tizia. Aurora, sei tu. Tu magna. La sfiga. Veramente posso dire che è la sfiga. Giusto, lo farò all'esterno. Mamma mia, basta che fa un errore. Eccolo qui. Ok, oh grande. E beh, abbiamo fatto tutto sto casino. Però ha pure ragione, però, eh. No. Signori, cavolo. Così, allora, poi. Che poi questa cosa me lo fa fare. Che è lontanissimo, non è che è vicino. Vabbè, mi sono tolto di mezzo questo. Ma è anche un pezzo. Meglio, ormai è tardi, ragazzi. Mi ho selezionato. Oh, questo è perfetto. Ok. Vediamo se riesco a creare qualcosa. Cosa mi serve? Legno, te pareva, mi serviva del legno. Il problema è che proprio qui il legno manca, cioè è bellissimo. Fra tutti i posti dove potevo trovare il legno, qui non c'è. Giusto, giusto. Giusto, giusto. Perfetto. Oh, meno ma. Oh. Almeno.
Grande. Ok. Scusatemi che sono poi concentrato perché vorrei liberare. Vorrei avere qualche personaggio in più. Quindi cercherò di. Di tutto di potenziare. Sì, però. Almeno questo. Sì, un attimo, mia cara, mo ti prova a reclutarti. La prima cosa, non mi piace che qui non ci sta un fuoco. E poi non mi piace che non c'è neanche là. E non mi piace che non ci sta una copertura di fiamma proprio qui. Oh, eccola qui. Ok, poi. Ok. L'unica cosa. Oh, finalmente? No. Sì. Quindi tra uno, due. E l'altro? Ah, non va bene questo? Scusa. Ero sicuro di sì. A parte che come sono in condizione. Ah, vedi, però comunque assi mancano. Però, vedi, però le assi si possono recuperare. Allora. La cosa positiva che posso prendere un sacco di legna. Cosa negativa. Mo vediamo. Guarda quanti fumi. Un po' troppi. Ah, inizia adesso a piovere. Vabbè, tutto normale. Un attimo ragazzi che oddio, e quella chi è? Gianna. Oddio, ma sei gialla? No, sei un Lego classico.
Ok, quindi ho aggiunto involontariamente un altro letto. Sì, però... Quindi, oddio. Si è buggato uno. Ok. Uno si è buggato. Questi sono in tre. Ok. Wow, posso già migliorare pure questo? Wow, stai calmo. Ma scusami un secondo. No, un attimo che mo lo chiedo, eh. Il letto, scusatemi. Non ho capito a quell'altro. Sì, un attimo. Ok. Ok. Solo un secondo, intanto sta creando la voglia un attimo, vedo una cosa, scusatemi. Io l'ho portato al 4 questo coso, o ancora sta al 3, aspetta, perché mo mi sono perso. No, infatti non me trovo. Sta a 4 lei. Ok. Ok, con le assi sono un po' inguaiato, però devo... Ok. Stavo riflettendo, scusate signori. Io con questo sto da Dio, non ho problemi. Niente, devo vedere un attimo. Comunque ho palesemente sbloccato un personaggio con la faccia gialla, cioè proprio sul classico. Simpatica cosa. Però ho sbloccato a livello... Ah, parentesi, ne manca uno, ne ok, mi servirebbe ora. Ok, togliamo un attimo sto coso per favore perché dà un fastidio avere tutta sta roba inutile. Ok, scusatemi,
È che veramente sto cercando di fare er meglio del meglio. Ok, faccio atto orientare la mia gatta a riposo. Scusate, la principessa voleva entrare la mia gattina. Bene. Oh, la stanchezza. Le scale. E tu chi sei? Me ne occupo io, vuol dire che non puoi adesso. Questo però, che cos'è questo? Wow, aumento. Ah, guscio della sabbia. Ah, perché ne so due tipi. Questo potrebbe essere molto interessante. Un attimo, togliamo un po' di roba. Ecco qui. Ecco qua. E niente, mi serve qualcuno che viene con me all'avventura. No, te no. Dov'è l'altra?
Sì, perché adesso dovremmo spostarci e non andare più qua, capi? Ma oh, ragazzi, me ne manca una, dove sta? Mo ci penso, raccogliamo robe. Anzi, faccio anche una cosa divertente, ora vedrete. Ricordate che noi comunque dobbiamo fare un sacco di lavoro, quindi questo comprenderebbe anche prendere tutta questa bella verdurina. Bella Nerina. Sto guardando un attimo il da farsi. Ok. Che bello il fuoco là che si vede in lontananza, eh. Eccoci qua. Eccola qua la mia gatta che è appena arrivata. Un attimo, arrivo. Arrivo! Non sentivo che succedeva qualcosa. Un attimo.
Nerina, io ti voglio bene, però tu come puoi metterti sempre dove sto io, eh? Eccomi qua, scusatemi. No, chi è? No, no, aiutatemi. Non posso stare in santa pace. Oh, che palle che siete. Oh, cavolo. No, il bello che mi sta pure uccidendo. Stavo dicendo che mi sono un attimo. Oh, basta che stai fermo un attimo, solo ti vogliono ammazzare. Eccoci qua. Raccogliamo tutta la roba, il più legno possibile. Uno deve perché? Perché sì, ci serve. Sta pure piovendo. Noi dobbiamo livellare là pure, quindi dovremmo necessariamente potenziare. Ah, ok, questo chiudiamo allora. Chiudiamo. Tu vuoi venire con me? Vieni con me. Sì, andiamo di nuovo lì, vedete dove c'è la grotta. E ci prendiamo i materiali, signore, di nuovo. Con tutto quello che abbiamo a disposizione possiamo fare qualcosa. Eccoci qua. Ok, per spottare ci vorrà tempo, quindi andiamo dove non siamo potuti andare, ok? Lei è un... giusto, a volte salto o non salto i personaggi, fantastico. Scaviamo il più possibile. Con questo dobbiamo stare tranquilli con il loro materiale. Era piccolo questo. Ok, è andata. Eliminato.
dimmi che mi dà materiale giusto. Cos'è che mi dà? No, rilascia, rilascia. Che cacchio lo vuole? Io no. Mamma mia, quanta roba. Sono contento che posso raccogliere un sacco di roba di questo tipo. Figurate quando saranno ancora più rari la roba. Ok. No, volevo vedere se c'è qualcosa qui. Andiamo molto più in profondità. Qua ci perdiamo. Eh no, sono ritornato dove prima, signore. Ah, facci che ci riperdiamo, sono ritornato dove prima. Quanto abbiamo di lei? 38, perfetto, cioè posso anche tornare. Perfetto. Perché? Perché sì, perché sarebbe... Ok, ora vediamo se riusciamo a fare il potenziamento a quella a 5, o a 4 almeno. Vieni con me perché sennò questa si perde, vieni. Poi non la voglio avere nella coscienza, signori, quindi... Ok, ora ce lo richiudiamo lì quel coso. Vieni qua. Oh, ok. A posto. Ora, questo ha voglia che arriva a livello 6 per ora. Però quello che mi serve è lì dall'altra parte. Vedi, mi allontano. Sì, wow, avevo tralasciato tutto questo. Ben di Dio. Vedete? Ecco qua. Quello che volevo fare io. Ok. Ecco qua, già va bene. Ora, continuiamo.
Oh, questo potrebbe essere una cosa nuova. Allora, questo guarda, te la metto. Voglio tutti che ho. Dall'altra parte farò la stessa cosa, perché lo devo creare. E faccio la stessa cosa. Signori, dovrò fare la stessa cosa. Ah, però, se ci pensiamo è tanta roba. Serviva il Machine Assassin, signori. Oh, vedete com'è simpatico poi la torretta anche lì. Andiamo. Mucche. Le mucche le dovevo, secondo me. No, per così poco non ce l'ho. Guarda chi c'è! Che sfiga. Però, cacchio, nastro di granito ce la possiamo fare. Però mi serve solo un altro. Allora a sto punto vado a prenderle. Solo due mi mancano. Se lo faccio ce la potrei fare. Vediamo un po'. Sì, quello è il personaggio esclusivo che si sblocca, capito? E onestamente la voglio. Non ci pensavo che però ce la posso fare. 20 su 18, dai. 18 su 20 volevo dire. Forse riusciamo a portare a livello 6. E se riusciamo si potrebbe aggregare con noi. Vediamo. Secondo me. Dai, riesco. Grande, posso anche andarci allora. Ce l'ho fatta. Ne avevo bisogno, a posto. Ora ce ne posso anche andare. Non è qui dall'altra parte. Dai, eh. Andiamo a vedere quell'altra cosa della granita lì che doveva averlo sbloccato. Ciao. Sì, uno dei personaggi principali è quello. Che poi fa ridere. C'è lei ma non ci sta più il rosa. Il rosa è scomparso, secondo me, perché ci faceva da guida. E poi quando ci siamo bloccati, chiusi tutti qua, una roccaforte. Però io lo voglio questo perché è un personaggio classico giallo. Due standard, sono tutte femmine. E se prendo anche lei, sblocca anche lei, sono contento. Granito, che so dov'è. Cioè, in senso, so perché lo stavo prendendo. Oh, se quella potenza 6 e posso livellare. La boss, signore.
Wow. Cos'è questo? No, vabbè, ma quanta roba sto sbloccando. Ok, è il massimo. Ok, fammo così. Non so che cacchio era quel coso, però ok. Signore, non so che cos'era quel coso. Ho visto un fulmine e faccio finta di non aver visto assolutamente niente. Lo vedo lui cucinare comunque. Prima di continuare, voglio andare là. Guarda che cosa ho scaturito lì. Poi faccio la via che passa per di qua e va di là. Le vie più importanti vicino ingressi, rocce, faccio i percorsi con le luci. Ok, ma io avevo visto un sacco di pietre. Scusa, ma io avevo visto un sacco di pietre. Ed ero sicuro che avevo trovato tutto. Invece mi costringe ad andare per lustrare e trovare pietre ovunque. No, vabbè, posso farcela, aspetta. Ok. Questo però potrebbe salire fra poco al 5 comunque. La cosa divertente è che devo aumentare le assi. Oddio. Allora, questo invece io aumento le assi. Posso? Sì.
Sì. Vabbè, senti, è andata. Poi. Ok, di nuovo stesso problema della prima volta quando l'ho creato. A me dà fastidio perché mi dice che... No, è completamente storto. Aspetta. Aspetta. 1, 2. Lo togli per favore. Sì, perché è storto. Non mi piace quando sono storti così. Guarda quanto è storto. Guarda quanto cacchio è storto. L'importanza è che lo piglia, eh? Ah, mo lo piglia, che palle. Proprio mi dà fastidio che adesso lo piglia, capì? Mannaccia. Mo lo prende, quello che mi dà ancora più fastidio. Beh, ok, è rialzato, ok, però... Ok, ora vediamo perché per se la notte lei è sopravvissuta, è rimasta. Se è rimasta, signori, forse la sblocco nella missione, nel potenziamento. Più di questo non so che fare, perché se la sblocco è tanta roba. Sì, perché la voglio nel mio primo villaggio. Per forza. Non te ne sei ancora andata, meno male. Io vedo che proprio lei non posso farlo. Maronna. Potrei potenziare pure questo, però no, meglio di no. Questo tutto non vuol dire che non arriva nel nuovo villaggio. E questo mi porta a livellare anche quest'altro villaggio. E lei magari sta qua. Perché no? Perché tanto mo si sposta. Quindi vuol dire che mo verrà qui. Sì, tanti personaggi ritornano. Però se può sbloccare, sapete com'è.
Mo il problema è questo, aspetta. Ancora uno mi dirà, adesso mi manca solo questo. Ma questa è tosta. Ma quanto ho di legno? Ancora? Vediamo se riesco a... Vedete? Non ci posso credere, questo è uscito perfetto. Perfetto. È inutile da dire che questo... È lineare, ma lineare è un parolone. Mamma mia, ragazzi, cosa sto combinando? Sì. Ok, forse è meglio che qua, io credo che qua... Aspettate che qua è assurda la cosa, quindi uno. Ok. Sì. E niente. Il nostro obiettivo comunque è un casino perché dovremmo teoricamente trovare... No, state calme voi. Beh, il muro l'abbiamo bloccato, l'abbiamo fatto quasi. Manca un angolo e abbiamo finito. Però ci può pure vedere che è un bel muro. Poi ci servirebbe un'altra grotta, teoricamente. Un'altra grotta. Sì, un'altra grotta. È lui, è questo che dà fastidio, tutti questi. Perché dà fastidio in mezzo, capito? Oh, finalmente, via.
Grande. Oh, l'ultimo. Quasi, 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 però verrà bloccato, quindi ok. Sì, grazie per la pupù. Se non sbaglio, qui avevo il coso della pupù. Ok, carne. Un attimo che sto riflettendo, ho messo il restante. Ah, ecco, infatti. Deposita mucchio. Prende il mucchio. Perché adesso ci facciamo una cosa divertente. A parte, mamma mia, quanta roba. Ma quello che mi serve è ovviamente questo. E uno direbbe perché? Perché secondo me ci conviene fare una cosa simpatica. Così ce li togliamo, capito? Anche. Ok, facciamola così. 1, 2, 3 e 4. Ah, giusto, questo qua. 5 con una bella porta. Ecco qua, vedete? Ma vedete che sto facendo un bel percorso, stavo già facendo. Beh, giusto per fare dei percorsi, ok. È un peccato perché non riesco a dovrei trovare. Là c'è un'altra grotta, ottimo, andiamo dall'altra grotta, andiamo. Così posso potenziare quello. Era un tuono quello però, eh. Vedi, anche le grotte dobbiamo fare i percorsi così siamo sicuri. Oddio, cos'era?
Togliti di mezzo. Mi serve questo. Il prima possibile, prima che quella arriva anche nell'altro paesino. E mo si sposta, capito? Dai. Oh, scusami. mi sei andato mentre stavo scavando. Ti dico, dimmi che ce me ne apri. Ok, intanto rompiamo questi. Oh, avete rotto. Oh. Ragni. Pazienza. Tanto ne avevo un altro apposito. Questo lo devo io prendere. Centododici di ossa, signore. Che manco posso vendere, capito? Se no... ce la faccio. Grande. Oh, almeno riuscirò a sbloccare... se è qualcosa, lei va dove c'è il gatto. Quel gatto muscoloso, cioè, va là. Però prendo questo. Grande. So più di energia, solo che... quello lo voglio. So scemo, so scemo. Ah, sono in acqua. Ok. Già 36, 40, già sono buone cifre. Di cui uno serve per il potenziamento a livello 5. I restanti vediamo se riusciamo a fare il macina rocce anche nella struttura principale. Però non mi posso assolutamente lamentarmi. Però prima che mi sgamano, punto interrogativo, ho visto. Levati. Grande. Un altro. Vabbè, signore, però se li trovo, che faccio? Non li ignoro. Li prendo. Ok, ora sono a posto, però dove si esce? Dovrebbe essere di qua. Sì. Grande, che culo. Ma sono ricordato, più o meno. Ok. Abbiamo 3 di difesa comunque. Vuol dire che è buona. Bello che la nostra porta d'ingresso è proprio lì. Però. Dovremmo potenziare. Dobbiamo riuscire a potenziare, vediamo. Se ce la facciamo. Se ce la facciamo dovremmo mettere lei. Ok, perfetto. Però dobbiamo migliorare. Ce l'abbiamo fatta, giusto per uno, che culo. Migliora. Solo che vorrei andare... pazienza. Ora vorrei andare...
Madonna, fa tutti questi focolai apposita. Però è interessante. Vediamo se mo riesco a convincere a quella. Se quella dice sì, la tua posso potenziare. Perché comunque è sempre un'altra casa. Mo vediamo. Villa. Villaggio. L'ho potenziato a livello 5. Quindi vuol dire che potrei teoricamente ottenere un nuovo personaggio. Vediamo se è vero. Se è ancora qui, però. No, però ci sta lui. E no, non sono contento. Neanche un po'. Questo posso migliorare. Ma no. Però potrei. Sì. E questo te lo metto. Guarda, dove ci sta il coso che lavora. Scusa, a questo punto te lo metto qui, no? Te pare. Ok. Assegna. Vai, vai, vai. Con tanta cattiveria. Ok. Tanta roba. Mo giocherò a fare la muraglia anche là, così faccio un'altra vi villaggio praticamente. Però il prossimo personaggio non sarà la testa di coso perché non mi interessa. Però vorrei la ragazza, quindi perché ci sta il miau miau. Il miau miau. Quindi ora vediamo un po'. No, infatti non c'è. Però è figo perché ora posso aggiungere un nuovo personaggio. So chi mettere. E qui io me la butto con loro. Grande. Ok. No, non voglio usare te. Non voglio sbloccarti. Tranne se non è necessario fare una nuova area. Questo sì. Guarda quanta cacchia di roba. Allora, vediamo un po'. Oh, però ragazzi, sto sbloccando un fottio di roba, eh. Posso dire di essere contento? Eh sì. Pensavo peggio. Questo dobbiamo farlo per gli animali, per le mucche. In qualche modo, così. Wow. Ok. Ah, è vero, ma te non fai nulla? Ok. La pietra, non mi dispiacerebbe affatto. Ok. Rilascio. Ma sapete quella cosa divertente? Che tutto questo schifo che sta qui, che sta occupando solo spazio, e ora lo prendo e lo butto fuori perché è inutile tenerli. Anzi, se vedo li butto lì in mezzo perché tanto poi scompaiono tutto tempo, quindi credo. Quindi rilascia, rilascia, rilascia. Rilascia, questo mettilo qua. Rilascia, rilascia. Tanto quel cavolo non mi serve. Anzi, mi serve spazio per mettere roba. Quindi come uno. Deposita. Deposita mucchio. Questi sono importanti, signori. Sì, però questi mischiali. Deposita. Deposita. Deposita, depo, non posso più depositare. Riprendi, riprendi, riprendi. Scusatemi, ho quasi fatto tanto. Deposita, 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 deposita. Questi ora ci lavoreremo sopra. Stessa cosa di prima. No, col cavolo. Rilascia, 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 rilascia. Tiè.
E questi te li rimetto in ordine come prima. 1, 2. Ecco qua, questo te lo metto qua. Ok. Bene. Signori miei, che dire di più? Sono contento. Abbiamo fatto molto. Madonna, quanta roba che abbiamo fatto. Ah, questo lavora. Figo. È bellissimo. Quindi se io mettessi qualcosa da magnaca, piuttosto parlando di magna, che non ho nulla. Ah, quindi se io metto da magna questo. Ah, ok, l'ho capito adesso. Ok, vabbè ragazzi, vabbè, questo non è il mio villaggio principale per ora, però intanto qui abbiamo già quattro letti, di cui due sono già occupati, il terzo la libereremo solo quando sarà necessario. Non ho più materiale primario, cioè in senso devo assolutamente mettere il legno. Oh, devo rifarmi tutto il legno, eccetera. È un macello, ci vorrà molto tempo. Magari sarà per la prossima volta. Tanto il video è durato 2 ore e mezza. Credo che basta e avanza per una modalità del genere. Vedete tutto il percorso. Tanto ne farò un altro. Un altro percorso verrà suddiviso per arrivare alla grotta. E un altro verrà proposto. Ok, sì. Vedete, qua stanno a lavorare. Quindi ci vorrà solo del tempo. Va bene, ragazzi. Io vi saluto. Non sono riuscito a prendere il personaggio principale che conosciamo, però vabbè. Vediamo di metterci in una posizione figa. Dai, ci mettiamo qua. Ok, guardate, poi qui. Qui del 38. Spero che vi piaccia. Spero che vi sia piaciuto il video. Ok, qui del 38. Al prossimo video passo. E chiudo. Bella raga.